Numero 3? Numero 3? Sono felice che tu stia bene, voglio dire, sapevo che te la saresti cavata. Ben fatto. Abbiamo visto tutto, l'audacia, il coraggio e le abilità mitiliche. Chi l'avrebbe detto che Salmonello fosse così in gambero? E anche tu, certo. Sì, praticamente il numero 3 ha salvato il pianeta. Qualcuno se ne sarà reso conto, a parte noi? Essere eroi, beh, è un'avventura, un viaggio, per così dire. Una specie di vacanza dove vai nei posti. Ben detto, nonno. Oh, anche la capitana ti ha riservato lodi sperticate. Ha annuito in modo davvero sentito. Guarda, ha una gioia di vivere quella lì. Udite, udite. Beh, alla prossima, gentili spolpatori. Mi raccomando, sempre in gambero. Ehi, si è mossa, attenzione. Allora, gente, bentornati su Splatoon 3. Credevate che fosse tutto finito? Beh, in realtà no, se avete visto tutto, e intendo tutto, fino alla fine, il filmato l'altra volta, insomma i titoli di coda eccetera, dopo i titoli di coda, si è visto che abbiamo sbloccato un livello segreto, lo vogliamo definire così, ed è un livello che si sblocca, ho saputo, soltanto se si prende, se si prendono tutti i collezionabili di tutte le zone, quindi se si completano tutte le zone al 100%, non occorre fare i livelli con tutte le armi, basta farli una volta. Sì, vabbè, i livelli in realtà, se siete arrivati alla fine, li avete fatti per forza. Ma ciò che conta, appunto, in questo caso, sono i collezionabili. Dove sarà questo livello? Non ho idea, onestamente. Quindi dovremo andarlo a scoprire insieme. Intanto, l'ultimo potenziamento. Oh, sì. Salmonello più potente. Ok. Per quanto riguarda le aree, vediamo se... Pistol ball mortale? No, non c'entrava. Oh no, ok, c'era il simbolo del divieto per un altro motivo. E ora bisogna trovarlo. E io non lo so. Non lo so. Dunque. Possiamo provare a cercare. Magari è qua, magari è nella prima zona. Io lo volevo scoprire insieme a voi. Speriamo non sia troppo complicato da scoprire, da scovare, perché sennò è un po' un macello, no? Ma non mi sembra ci sia nulla qui. Magari nell'ultima zona. Trovato. Come non detto. Come... Meno male che ho guardato qua. Eh sì, è proprio lui. Dopo Alterna, raggiungi il traguardo per accedere al registro. Al registro? Che significano quei tre quadratini neri? Entriamo. Questo sarà ufficialmente l'ultimo episodio di Splatoon 3, perché dopo questo, lo so per certo, non c'è nient'altro. L'unica cosa che si poteva pensare di fare, magari, era andarsi a leggere il registro, giusto per una visione più completa della lore, ma non so quanto mi possa interessare, quindi vabbè. Allora, si paga 333 uova. Raggiungi il traguardo per accedere al registro. Forza, si comincia. Signori, questo livello è un inferno, quindi preparatevi nel caso lo dovrete fare. E avete tutta la mia solidarietà, ve lo posso garantire. Allora, praticamente vi fa tornare in mente, ma non per tipologia di livello perché non c'entra assolutamente nulla con quello, però come difficoltà, all'ultimo livello, quello della Octo Expansion, non so, penso che voi ve lo ricordiate. Chi l'ha giocato sicuramente se lo ricorderà. È quello dove ho impiegato tipo 3 o 4 giorni per finirlo e dove stavo letteralmente per gettare la spugna perché sinceramente non l'ho trovato divertente. Era spaventosamente difficile e basta. Non era bello, ecco, giocarlo. Qui il discorso è diverso. È bello nel senso... Beh, almeno c'è abilità, bisogna fare i salti correttamente, che sono il mio incubo. I salti sono veramente il mio incubo. Però qual è il problema? È un livello lunghissimo. Non so quanto durerà. Sta
sta di fatto che sono andato 10-11 minuti più o meno avanti e ancora non ho visto la fine. Non so se c'era tipo, avete presente quelle piattaforme dove PGZL poi ti lanciano in aria? Ecco, ero arrivato ad una di quelle, senza riuscirla a prendere però. Forse era la fine? Non lo so. Comunque, nel caso fosse la fine, l'ho sperata 4 volte tipo, però ho fallito poi miseramente. In ogni caso, sappiate che non ci sono, da quello che ho visto, checkpoint. E quello è l'unico problema, perché il livello poteva anche essere lungo 3 ore. Se ci fossero stati checkpoint, chi se ne frega, cioè, sarebbe stato un problema. Forza i tentativi, uno lo rifà. Anche adesso forza i tentativi si fa. Il problema è che dopo 10 minuti che sei nel livello e dopo che hai fatto delle cose magari clamorose che non ripeterai mai più nella vita, doverle rifare non è il massimo, ecco, non è il massimo. In ogni caso, se da adesso in poi starò un po' in silenzio, uno è per concentrarmi, due perché mi sentirei un po' un imbecille visto tutti i try che sto facendo, non posso parlare ad ogni singolo try, ecco, per capirci. Comunque, cercherò di darvi alcuni consigli laddove posso, tipo qua. Potevate farlo probabilmente anche senza sconfiggere quello lì, cioè saltando qui su questa colonna e poi sconfiggendolo dopo, ma non so quanto sia saggio, perché poi siete vulnerabili. Perché vi dico, potete farlo anche saltando di qua, perché a fare quella cosa che ho fatto prima è anche un pelo rischioso, in quanto bisogna prendere la rincorsa e lanciare salmonello vicino al bordo, quando si è quasi sul bordo, perché altrimenti non ci arriva e rischiate di finire di sotto. Cosa che è successa a me un po' di volte. Ormai non so quanti tentativi ho fatto. In ogni caso, ciò che a me faceva paura inizialmente erano anche le 333 uova necessarie per ripetere il livello nel caso, appunto, si va a perdere tutte e tre le vite, cosa che mi è già capitato un sacco di volte. Invece devo dire che non è un problema, perché te ne dà abbastanza il livello. Chiaro, se finite di sotto all'inizio del livello di continuo, allora in quel caso lì ne perderete un po'. In generale vedo che sono più o meno alla stessa cifra di quando ho iniziato, mi sembra. Quindi sì, le uova non sono un problema. Ecco, il problema sono i salti. Porca miseria, i salti e la mancanza di checkpoint. Poi tra l'altro, questi salti qui, che sembrano facili, ma voi lo sapete, i salti sono il mio tallone d'Achille. A volte sbaglio, anche per la fretta, perché ormai a forza di riprovare così tante volte, è chiaro che dopo subentra anche quella. C'è voglia di ritornare dove si è morti, e quindi si sbaglia. Allora, qui bisogna andare più in alto possibile, e più al centro possibile, quindi raddrizzata anche la visuale, e poi boom, indietro senza paura. Se lo fate bene, atterrate precisamente in quel punto lì. Se lo fate male, siete di sotto. Ok, anche questa zona qui la odio parecchio. Questi cosi qui sono brutti. Allora, quando fanno, ecco, quelle nuvolette lì, vuol dire che stanno ricaricando. Sparano tre colpi e poi ricaricano. Ve lo dico perché è utile anche quando dovete salire qui. Ecco, allora, qua a questo punto, seppur sembra facile, non lo è per niente. I salti sono molto precisi e dovete andare velocemente, diciamo, mantenendo una certa rincorsa, senza fermarvi troppo, perché se vi fermate, sì, un pelo potete anche fermarvi, forse, però se perdete lo slancio rischiate seriamente di finire di sotto. Io ve l'ho detto, eh. Allora, qui vernice il più possibile, anche se non serve troppo in realtà. Invece mi servirebbe verniciare quella cosa là, quel rullo lì, ma non ci si arriva molto bene, come vedete. Però comunque è meglio di niente. È meglio di niente, perché dobbiamo andare lì. Saltare qui, lì, poi giù nell'inchiostro, in questa parte qua. Bisogna poi rinchiostrare, perché non ci basta, dobbiamo inchiostrare fino quasi in cima al rullo, andare giù e saltare di là. Se non si fa, se non si vernicia il rullo, scordatevi, non ci arriverete di là, fidatevi. Quindi verniciamo. Ok, le uova direi un bel chi se ne frega, grazie. Ecco qua,
Ci sono già arrivato 4 volte. Vedete che là c'è quella cosa lì, non mi ricordo il nome. Potrebbe essere la fine? Potrebbe, non ne ho la minima idea. Comunque, non sono riuscito mai a superare questo punto qui. Allora, tra l'altro, vi confesso, mi gira molto la testa a fare questo procedimento, perché sti robe sono veramente molto veloci. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire su uno di questi, iniziare e andare velocemente fino a qua, per poi verniciare questo muro qua e saltare lì sopra. E in realtà ci sono andato vicino un sacco di volte, però poi nell'ultimo salto ho sempre sbagliato, o anche a volte prima, dipende un po' dalle occasioni. Comunque, qui senza fretta, verniciamo il più possibile da qua sopra. Perché allora, si può fare anche buttandoci direttamente senza verniciare nulla e verniciando via via, mano a mano che saltate. Però, siccome il tempo è risicato perché sti cosoni qua sono molto veloci, meglio premunirsi un po'. Poi, se c'è bisogno di dare una ripassatina, come penso ci sarà bisogno, quello lo faremo via via. Ma intanto, apriamoci la strada. Spianiamocela un pelo, per quanto possibile. Verniciamo. Tendenzialmente bisognerà stare sulla destra, perché comunque il salto è da fare di là. Quindi vediamo un po'. Allora, qui ho verniciato poco. Faccio ancora un ultimo... un ultimo giro e poi salto. Ci sono un paio di queste cose qui che sono troppo poco verniciati. Ve l'ho detto, prendetela con calma. Tra l'altro anche un salto tra uno e l'altro non è facile. Cioè, è facile sbagliarsi. Molto facile, credetemi. Lo so, perché sono finito di sotto un bel po' di volte. Allora, io tendenzialmente parto da questi qui alti, che mi danno un minimo di sicurezza in più. Tanto questo andrà a fare tutti, eh. Vedete quanto vanno veloci? Il fatto è che abbiamo già verniciato, questo gioca a nostro vantaggio. Possiamo direttamente sprintare senza doverci preoccupare di verniciare adesso, in questa occasione qui. Che si può fare, però... Allora, non lasciatevi prendere dalla fretta, cosa che io ho fatto continuamente. Verniciate il più possibile. E poi aspettate, non fate il salto nello stesso momento in cui verniciate, perché rischiate di finire di sotto. Fidatevi, perché sono molto veloci questi cosi. Molto veloci. Quindi è difficile riuscirci subito. Sto cercando di temporeggiare il più possibile. Adesso possiamo andare. Ok. Vediamo. Ditemi che è finita, perché non ne posso più di sto livello. Raggiungi il traguardo per accedere al registro. Allora, spero che questo sia un checkpoint, ma non lo so. A dire la verità, non ho visto la scritta checkpoint. Non ne ho la minima idea, quindi, ragazzi... Io lo spero, perché non ho assolutamente intenzione di rifarlo, ma neanche lontanamente. Cioè, probabile che se adesso crepo non lo rifarò mai più, se devo ricominciare, ripeto. Se è solo questa parte qui, lo scopriremo insieme. Riprova dal checkpoint, ti prego, dimmi che era un checkpoint quello. Ok, era un checkpoint, meno male. No, perché avrei dato forfè. Non l'avrei mai pensato, ma sto quasi rimpiangendo la parte di prima. Sembrava facile questa parte, invece non è facile per niente. Vabbè che io le rotaie le odio, e quello si sa. Però in questo caso odio i bersagli, non le rotaie. Non solo il problema le rotaie, sono questi. Maledizione. È facilissimo missarli e non si ha quasi mai la possibilità di recuperare, se ne mancate uno. Quindi ocio. Allora, tra l'altro si guadagnano anche poche uova, quindi in generale le uova vanno giù più velocemente di prima, dell'altra parte. E niente, anche perché si muore più velocemente. Ok. Però comunque, insomma, arrivare a zero la vedo dura. Dovrei metterci 500 tentativi.
Oh. Ecco, questa parte qui comunque era già abbastanza difficile. Ma la vera difficoltà è tra poco. È una zona in cui sono arrivato già, credo, 5-6 volte. E non sono ancora riuscito a superarla. Perché no? Praticamente, ecco, funziona come adesso. Cioè dovete colpire palloncini nel mentre state cadendo. Ma ce ne sono molti di più. E non sono ancora riuscito a prenderli tutti. È alla fine di questa rampa qui. Allora, intanto saltiamo più lontano possibile, in avanti naturalmente. Ok. Stranamente ce l'ho fatta abbastanza bene. Ok. C'è ancora molta strada da fare, ma voi siete fuori come dei cocomeri. No, questa era più facile, eh. Tranquilli, era più semplice. Però quell'ultima parte lì bisognava giocarcela bene. Allora, a quanto pare ci sono quattro zone considerando i quattro quadratini. Probabile, quindi questa è la terza. Io ho paura, ragazzi. Allora, altra brutta notizia per voi. Anche se sono praticamente all'inizio, non ho fatto ancora niente. Mi sembra che qui si muoia veramente molto molto più velocemente che nelle altre due zone. Quindi il rischio di finire con zero uova, secondo me, è più rischioso. Il rischio è più rischioso. No, è più tangibile, ok? Quindi occhio. Occhio a non crepare subito, come sto facendo io, tipo. Andiamo su, sbrighiamoci. Viene a far tutto velocemente. Mio Dio. Andiamo avanti, ok. Andiamo di mezzo quello, possibilmente. Con calma. Top. Allora. Da lì dove dovrei andare, scusa? Ah! Oh mio Dio. Sta buono lì? Ma lui dopo un po' smette o rimane perennemente attaccato? Muoviti! Aspetta! Ma qui cosa devo fare? Ah, giù! Ok. Ti prego, Salmanello, dimmi che non smetti mai di colpire quel coso. Non ne sono sicuro. Forse sì. Oh, vabbè. Comunque. Non ci arrivi, vero? Sarebbe troppo facile, bello. No, non ci arrivo. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare lì e lanciare il salmonello laggiù, temo. Quello però si attiva. Ah, ok. Mentre lui, poverino, lo inchiostra. Esatto, io ho il tempo di saltare di là e andarlo a prendere. E malmenarlo. Ok, capito. Poi, chiaro che al dire il fare. Muoviti. Preso. L'ho preso. Allora, aspetta che prima mi studio un po' cosa devo fare. Che cacchio faccio poi da lì? Aspetta, non mi torna. Allora, quello lo posso anche tenere attivo, va bene. Ah, ok. Il salto avvitato, come cacchio si chiama. Proviamo. Perfetto. Che tensione, lo dice a me. Porca miseria. Te stai guardando e basta. Allora. Houston, forse abbiamo un problema. Che cacchio Eh? Ah, cool. Allora. Stavo per andare giù e lanciare salmonella. Sì. Lo stavo per fare. Beh. Qualcosa succederà, dai. Bene. Direi che ci dobbiamo muovere. Sì. Salto abbastanza corto.
Io non mi preoccuperei troppo di loro, se è possibile. Vabbè, questi ok, sono qui davanti. Però ecco, mi preoccuperei più di arrivare qua intatto. Magari c'era anche il tempo di farli fuori, ma va bene così. Checkpoint. Godo come un riccio. L'ho preso? L'ho preso. L'ho preso. L'ho preso. Ah, ok. Devo fare qua. Dovevo... Non lo so cosa dovevo. Andiamo avanti. Allora. Allora, gente mia. Non è neanche così difficile questa parte. Però. Però. Come sempre. Perdere la vita è facile. Dobbiamo giocarcela meglio. Ero all'ultima fermata, così l'ha chiamata. L'ultima fermata. Devo salire su questi razzi. Adesso farò vedere. Allora, tiriamo questo. Saliamo su. Attiviamo quello. E andiamo lì. Magari si poteva fare anche un salto fatto meglio, ma ok. Poi via salmonello, perché il razzo deve passare. Dopodiché dobbiamo saltarci sopra. Solo che non è facile scegliere il momento giusto, perché va abbastanza veloce, non si capisce benissimo. Ok. Ok. Fino a qui niente di complicato. Ora togliamo questo intanto. Via. Adesso niente, dobbiamo tenere questo così e saltare lì. Qua ho perso la vita prima. Bene. Non bisogna attivare in questo caso i nostri blocchi gialli. Non so cosa possa servire. Ah, perfetto. Ok. Ok. È ora di darsi una mossa. Ah. Qui però non c'è più checkpoint. Hanno smesso di essere carini e gentili. Il problema è che facendolo la prima volta, naturalmente sei all'oscuro di ciò che c'è più avanti. E quindi il rischio di mancare qualcosa, di sbagliare qualcosa, è molto alto. Ma quello non so se lo devo attivare. Visto che sono apparsi questi, mi viene da pensare che devo saltare di sotto. Perfetto. Mamma mia. Mamma mia. Dimmi che è l'ultima, ti prego. C'erano quattro quadratini. Dimmi che è l'ultima, perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più, signori. Allora. Allora, vedo il coso lì. No. C'è una boss fight. Forse è scontato dirlo, ma credo che questa sia la parte più difficile. A parte che state vedendo quante uova ho perso. Anche perché non credo di aver riprovato più che negli altri livelli. Ma più che altro perché qui le uova non si riprendono. Mi sembra che quando si splattano gli Octoling ce ne dà 5 tipo. Quindi ancora più attenti bisogna stare. Ancora più attenti. Come vedete è un'arena con Octoling che spawnano in questi altarini qua. E le prime due ondate sono una pacchia quasi. Anche se bisogna in ogni caso fare attenzione. La terza è impossibile. L'ho riprovata una quindicina di volte per il momento, quindi vi lascio immaginare quante vite ho perso. E non sono riuscito a superarla, quindi non so nemmeno se è l'ultima. Penso di sì, più che altro basandomi sulla difficoltà, perché è veramente troppo difficile per essere non l'ultima, ecco. Però ormai da questo livello mi aspetto di tutto, francamente. Spero non ci sia un boss tipo o altre ondate, perché non... cioè, la mia testa non ne può più. Credetemi, non reggo più. Sta sfida è ai limiti del fattibile. Tutto compreso, ovviamente, anche le altre parti. Seppur questa potenzialmente è la più divertente, però cacchio. Cacchio. Nella terza ondata, tra poco la vedrete, se ci arrivo.
folle. Iniziano a bombardarci con qualsiasi cosa. Hanno tutti la special. Uno spara con la lanciarazzi. L'altro ti viene vicino e ti sgancia la bomba quella lì in salto. L'altra ti mette quella bomba. Porca miseria. Si sono radunati tutti qua. Questa è la seconda, sì. Quella bomba lì che devi saltare, che fa le ondine per terra, eccetera. Poi iniziano a usare i jetpack. Non lo so, sono folli, veramente folli. Comunque. Sa che l'ho sprecato, cacchio. Poi non è che spawnano sempre nello stesso punto, eh. Ogni partita è diversa. A volte vengono qui, a volte di là. Ok. Quella era brutto cliente, non mi piace quell'abilità lì. Vi rendete conto di cosa ci stanno sparando? Ecco. Ok. Avanti e indietro, vai. Se continuano a farli spawnare qua, infatti ha già smesso. Sarebbe l'ideale. Perché quando si riescono a vedere, diciamo, prima... Di quando appaiono, si splattano velocemente. Che miseriaccia. E già sono in crisi. Sono in crisi. Ma basta, quanti... Vedete che non smettono più, non finiscono più. Splattate salmonello. Non mi rompete le scatole a me. Mancano tre. Quanti ne ho splattati? Ho perso il conto. Teoricamente adesso... Oh mio Dio, anche il jetpack. Quello... Shotta, eh. Con uno ce la dovremmo fare. Però non lo so, perché ho l'impressione che mi riserverà tutta una brutta sorpresa. No, ok, è finito. Ti prego, è finito, ti prego, è finito, ti prego, è finito. È finito. È finito, signori. Non sono impazzito quanto il livello dell'Octo Expansion, penso di no. No. Era molto più vario. Mi è piaciuto di più, sì. Però anche qui... Stavo veramente impazzendo. In totale, per fare tutte le zone che avete visto, ci ho messo 2 giorni. Il primo giorno in realtà non avevo superato nemmeno la prima. Avrò fatto un paio d'ore di tentativi. Secondo giorno ho fatto tutto. Però non so quante ore ci ho messo. Un po'. Probabilmente 2 ore, 3 ore a fare dalla prima all'ultima zona. Hai ottenuto un nuovo titolo. Campione mondiale di Alterna, campionessa mondiale di Alterna. Puoi recuperarlo al termine della lobby e usarlo per personalizzare la tua splat. Targhetta. Orecchie da orso. Ok. Allora, per accedere al registro. Ah, registro extra. Allora, qui si potrebbe fare un video extra, se ho voglia. Se ha voglia. Andandoci a leggere... Tutta quella parte lì, giusto per dare un contesto anche a quello che abbiamo fatto, perché, vabbè, più o meno la storia l'abbiamo capita. Però potrebbe esserci dei dettagli ulteriori. Specialmente sono curiosissimo di leggere la parte extra che abbiamo sbloccato oggi, ma anche le altre. Quindi vedremo, insomma, se ne avrò l'occasione, se ne avrò voglia, farò un video dove leggeremo tutti i vari registri, sì. Se no, comunque... Direi che con Splatoon, in ogni caso, la parte centrale l'abbiamo finita. È stato molto divertente. Io vi aspetto in live per giocare insieme multigiocatore, sia su Twitch che su YouTube. Mi raccomando, seguitemi su Twitch, tutti i link qua sotto in descrizione. E poi, come al solito, sapete il resto. Like, commenti e mi raccomando... Sì, lo posso dire. Spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link tra cui i messaggi li trovate qua sotto nella descrizione e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video.